più che puoi, e poi amati come vuoi. Schietto, sincero e senza filtri, Tiziano Ferro si racconta a Vanity Fair e ancora una volta colpisce e stupisce. Vita così, che anche quando ti spettina è splendida, sì. L'intervista a tutto tondo tocca i temi più importanti della sua vita, che coincidono, fatte le debite proporzioni, con quelli di tanti. L'amore certamente, ma inteso in senso ampio, soprattutto l'amore per se stessi e l'accettazione. Oggi ho finalmente imparato che non c'è bisogno di ottenere chissà quali risultati per essere orgogliosi di sé, dice. Lui che degli inciampi e delle sue fragilità ha fatto un punto di forza. Le persone invece di ridere di me si sono affezionate fino a ritrovarsi nei miei difetti e nelle mie debolezze. Tiziano racconta luci, ombre, dolori e fragilità, parla apertamente di salute mentale, argomento complesso, dice dell'importanza delle parole, delle etichette che marchiano a fuoco. Non ha paura di chiamare per nome i suoi demoni, alcolismo, depressione, bulimia e poi l'obesità e la sofferenza. Da papà dice bisogna lavorare sulla prossima generazione di genitori perché saranno loro ad aiutare i figli a non scivolare in questi precipizi. C'era che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto. Fino a ieri si portava un bambino dal dietologo, aggiunge, solo perché aveva 5 kg in più del previsto. Un meccanismo crudele che mi ha marchiato a fuoco. Perché io mi sentirò grasso per sempre e nulla mi farà cambiare idea. Camminerò per strada sentendomi grasso anche se non lo sono e mi sentirò perennemente inadeguato. La differenza tra me e te, tu come stai bene, io come sto bene. Un senso di inadeguatezza, figlia del pregiudizio, che Tiziano ha trasferito spesso nelle sue canzoni e che oggi rappresenta un nuovo punto di partenza per un artista perennemente in confronto con se stesso e il suo vissuto. La mia vita.